personalmente anche per questa puntata siamo stati invitati dal Premier Conte ad assistere a questa, chiamiamola assemblea di condominio, almeno così lo assecondiamo, che pare sia sempre in corso. Premier Conte, mi sente? Signori, vi prego, è una settimana che siamo chiusi qua dentro, se non manteniamo un comportamento consono e rispettoso rischiamo di non mangiare il panettone. Buonasera Presidente, sta cercando di dirci che questa legislatura è precaria per caso tante volte. Che è sempre la condomina Dandini? Sì, sempre io, ricordo, interno 3. Questa quanto sei insediata? Sto qui, Premier. Ma lei è occupato per caso, è abusiva? Guardi che mi ha convocato lei a questa assemblea di condominio, diciamo. Mi scusi, sì, ha ragione. Comunque no, io mi riferivo proprio a questo panettone che potrebbe scadere da un momento all'altro. Affrettatevi, lo potete acquistare comodamente addebitandolo sul vostro conto al fantastico prezzo di 99,99, sapendo però che per ogni giorno che passa bisognerà calcolare gli interessi secondo quanto stabilito dalle norme transnazionali. Non sapevo che l'Euribor si applicasse anche ai condomini. E beh sì, ricordo che ogni inquilino parte già con un bollettino precompilato a suo carico pari a 40.000 euro. Di debito. E questo non certo per colpa mia, ma per la mala gestione degli amministratori precedenti. Scusi, ma ci sono un sacco di questioni delicate da risolvere. Per esempio, mi dice qualcosa sull'Alitalia, visto che è tramontata la trattativa, no? Sì. Mi sembra. In effetti, da tempo, l'ala del palazzo avrebbe bisogno di una ristrutturazione seria. Leggo qua un verbale del 2008, sì, quando era amministratore il cavaliere Berlusconi. Ecco, sì. Il condomino francese France, Air France, non è tedesco, ma è francese, propose una sua ditta per fare lui i lavori, ma la proposta fu rifiutata. Si preferì una bella cordata italiana. Ricordiamo? Sì, che costruì un ponteggio con 300 milioni di pali. E poi sì, ho capito che. Ma adesso cosa avete in mente? Quello è passato ormai. Ho invitato il ragioniere Gualtieri a cercare un pollastro che si accolga. Pollastro. Un capomastro, scusi, di una ditta che segua l'intervento. Altrimenti si fa una riffa. No, ho capito, una riffa. Ma in premio c'è questo, ma non perdetevelo, è un pezzo unico. Sì, dica. Ma invece per la trattativa per l'Ilva, a che punto è? Ecco, la caldaia è ancora in blocco. Lo so, mi dispiace per il disagio di molte famiglie, chiedo soltanto un po' di pazienza. 20-30 anni e la rimettiamo a posto. Ma come 20? Nel frattempo, per scaldarsi, propongo questo splendido maglione fatto a mano, vedete, proprio con una tecnica che risale a quella delle nostre radici, no? Proprio di questo condominio. Ma voglio, adesso, fatto a mano. Voglio dire, adesso Art Attack l'avete visto tutti, non pretenderete che mi metta io qui a sferruzzare. Vi dico soltanto che il risultato finale è questo splendido maglione che vi portate a casa con 250 euro. E in omaggio vediamo anche le maniche. Ma è una fregatura! Beh, non sarà né la prima né l'ultima, eh? Sì, vabbè, siete comunque riusciti a trovare un'intesa riguardo a questo benedetto accordo europeo del MES? Non so se si... Continuate a scannarvi! Allora, su quella questione abbiamo individuato un'ottima soluzione. Ah, meno male. Questa. Ma non la prego. Ai primi 10 condomini che si proporranno di ristrutturare il debito alla proprietà, Europa SRL offre questa bella bottiglia di vermouth per dimenticare le speculazioni, per festeggiare insieme agli amici. Appuntamento, yes, appuntamento con questo MES. Ma no, scusi, ma basterà sistemare il debito? Possiamo andare, se no. Senta, mi pare di capire che questa manovra finanziaria sia ancora in alto mare, va bene? Migliaia di emendamenti, ma come farete? Come? Ci vorrà un po', ma le risorse si troveranno, siamo fiduciosi. E come? Seguite. Ma dove? No, ma prego. Bello, vero? Pensate che potete averlo nelle vostre case, nei vostri appartamenti per una sciocchezza, considerando che è in puro lattice e dotato di memory foam. Ecco, l'ideale per un paese che non ha memoria. Basta svegliarsi tutte le mattine con un male qui, un male qua, un male alla schiena. È caduto il governo, eccolo là. Tanto abbiamo detto. Scusa, tutto a posto, ah, tutto ecco. A posto. È che io le cose le faccio con passione, sì. Ecco, ci metto la faccia. Poi ci rimetto pure il culo. Cosa?
No, dicevo che questo gioiellino può essere vostro solo di 775 euro. 700? Veniamo direttamente a casa vostra per una pratica dimostrazione. Vi culliamo, vi accarezziamo, vi facciamo prendere sonno e quando siete addormentati, sac! In che senso, Zac? Stronchiamo acari, cigmici, no. Bagherozzi. La mattina dopo vi risveglierete con un senso di leggerezza, perché noi non solo svuotiamo cantine, ma se occorre vi ripuliamo casa. No, grazie, vabbè, per il bene facciamo perdere, guarda. Mi sembra che non ci siamo, no, ce la faremo mai in questa nonna. Ma se, fate, se parlate tutti no, insieme, se staccate questa immagine, vi invito a una maggiore moderazione, scusate. Non va bene.